Signore e signori, bentornati sul più grande spacchettamento che io abbia mai fatto. Oddio ragazzi, finalmente. Quest'oggi ragazzi apriremo tutte le chest del gioco di Clash Royale. Partiremo dalla free chest, dalla chest argentea, fino ad arrivare alla super magico, ragazzi. Viva l'ignoranza, viva l'ignoranza. Bella leggenda, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con una cosa epica, una cosa che necessita minimo un sacco di like. Ragazzi, questa volta dovete davvero bombardare. Vi chiedo attenzione al numero, 2 likes. Vabbè, fate gli scherzi. Ragazzi, voglio che mi sorprendiate, voglio che lasciate like e che facciate il record dei likes forever. Per fare questo spacchettamento viaggeremo attraverso il tempo. Quest'oggi apriremo 4 free chest, 2 crown chest, 3 bauli d'argento, 2 bauli d'oro, un baule magico, un baule gigante e un baule super magico. Davvero l'ignoranza in persona, ragazzi. Questo spacchettamento sarà diviso in 2 parti. Iniziamo subito con la giant. Veloci, ragazzi, perché io non resisto, voglio aprirla. Subito le silver. Togliamoci di mezzo queste silver, ragazzi. 54 di oro. Valchiriozza, ottimo, ragazzi. E 8 gigante royale, perfetto. Finora abbastanza scorrevole. Apriamo l'altra silver, 52 di oro. Un'altra rara fornace. L'ultima, 51 di oro. È quella più povera delle 3 silver che abbiamo aperto. Vediamo, arcieri e cannone. La più povera anche di carte a quanto pare, perché abbiamo trovato 2 comuni invece nell'altra, almeno una rara. Andiamo con i 2 bauli omaggio, ragazzi. Vediamo qui, 76 di oro. 76 di oro, siamo quasi a 5000 di oro. Attenzione, Ogrida. Ok, 10 goblin, niente male. 2 gemme, attenzione, buonissimo, 2 gemme, ragazzi. Mini pecca e barbari. Questa chest devo dire che mi è piaciuta. 3 gemme, benissimo, ragazzi, benissimo. Carta risorse, utilissime le gemme, che discorsi faccio? Carta rara torre bombardiera. Attenzione, altra rara, ragazzi. Altra rara e sono ben 5 lapidi. Iniziamo con l'unboxing, ragazzi. Questa bella chest gigantona. 1825 di oro. Attenzione, iniziamo con la rara e sono ben 9 rare, ragazzi. Altra rara, 21 torri infernali e l'inutilità, 274 giganti royale. Oddio, l'unboxing più triste del mondo. Due gemme. Noi che siamo dei gemoni ci servono. Attenzione, tutte comuni. La bruttezza proprio. Ok, baule omaggio, altro baule omaggio, ma noi non ci arrendiamo. No. 69 di oro, 69, questo numero ci porta fortuna. Ogrida, scarica. Ne abbiamo già abbastanza, però. Ok. Andiamo con il baule della corona. Con il baule della corona proprio scialbi, veloci. Altre gemme. Sgherri proprio comunacce, proprio. Subito quando parte così svelto mi piace. Pecchino. E se lo potenziamo al 5, ragazzi, io mi appresterò a potenziarlo al 5 e poi farvi il video, perché davvero l'ignoranza fatta persona, fatta carta proprio. Ma le carte epiche in questo video non mancheranno, perché una magical e una super. Però questo inizio mi piace. 160 di oro, 3 tesline, 6 scheletri, andiamo avanti. Giant Royale, questa volta non troviamo nulla, solo una rara. Ok, torre infernale, no? Ok. Si inizia a sentire la tensione, perché manca poco alle chest che contano, ragazzi, Intanto fammi aprire i miei messaggi, che tra l'altro spam ai miei video, tutti proprio. Ok, andiamo ad aprire la ultima golden chest della giornata, per poi procedere per l'ignoranza. 182 di oro,
due orde di sgherri, frecce, vediamo, no, brutto, ci lasciamo tutte le epiche per la Magical, concentriamo tutto, ok, partiamo ragazzi, concentrati, controllate bene se avete cliccato like, perché se no non troviamo nulla. Attenzione, andiamo con la Magical, tensione, 501 di oro, 6 goblin lancieri, ok, scarica, mortaio, adesso dovrebbero partire le rare, vediamo un po', no, proviamo tutte comuni, attenzione, è partita la rara, domatore di cinghiali, altra rara razzo, vediamo l'epica, vediamo, sono curioso, attenzione, cucciolo di drago, perfetto, no, sono abbastanza contento perché non mi sto dicendo le cavolate, ma ti esalti per poco, no, guardate, io vi mostro, mi sono capitate le uniche due epiche che io uso nel mio deck, quindi per adesso sono contento, non contentissimo, non barcollo dalla gioia, però diciamo sono quietamente contento, ma guardate che non posso stare qui a parlare, c'è una chest che mi chiama, una chest che dice Ale aprimi, scarta questa leggenda, ti prego, allora andiamo ragazzi, la prima super magical che apro nel mio profilo, la prima mi è capitata, è lei, mi stava aspettando, sono secoli che l'aspetto, è tempo di aprirla, vai, iniziamo subito, carichi, 3173 di oro, e iniziamo a fare un sacco di oro ragazzi, iniziamo ad essere ricchi, arrivano i primi money da YouTube, ok, subito rara, partiamo subito bene, subito domatore di cinghiali che posso potenziare quasi al 6, siamo alla metà, non so, non l'ho mai usato però, insomma, potrebbe essere utile, non lo so, ok, epica Spear Goblin, perfetto, gli Spear Goblin servono sempre, tutto fa brodo ragazzi. Iniziamo subito, altra rara, aia. Partiamo male, non mi piace, ma non arrendiamoci, attenzione, altra rara, e poi... Non posso avere questa sfortuna, raga, non è possibile, non posso ogni unboxing che faccio. Ho fatto 157,2 unboxing e non trovare... Ok, andiamo... No, ma perché? Perché? Guarda... Ho aperto 57 ceste in questo video. No, vediamo la scusa. Ragazzi, potrei aver perso la vista durante l'apertura di questa. C'è scritto realmente barile di 18 barili di ma chi lo usa? Non lo usa nessuno. L'ha detto anche la Supercell, a livelli alti non si usa. Perché? Ho aspettato 6 mesi della mia vita per trovare 18 barili di goblin. 18 barili di goblin ho trovato. Cioè, no, proprio 18. Adesso, calmini. Quindi ragazzi, questo spacchettamento purtroppo è andato così, purtroppo mi dispiace davvero tanto. A 100 like farò uscire il video in cui provo questo barile di goblin e provo ad inventarmi un deck con il barile di goblin. Perché ormai sono colmo di bauli e quindi devo provarlo. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Un salutone leggendario a tutti ragazzi.